19:52 arriva a tombolo al Pale 20 per questa finale. Come ti senti? Abbagliato dal flash? Sì. No, mi sento pronto, mi sembra bella le finali, dai, vediamo. E allora eccoci ragazzi, finalmente giunti al Belbote Arena per assistere all'incontro finale di questa Coppa Italia del Veneto. Dopo un'ora e 40 siamo giunti finalmente qui per affrontare il Ponte San Nicolò 3-1 nel match d'andata in campionato, 2-1 invece al ritorno, partita in cui tu sei mancato. Sappiamo la difficoltà nell'affrontare gli avversari, che sono anche una delle migliori difese del campionato, la quarta più nello specifico. Quindi come arrivate a questo match? Oggi è una finale, quindi è da vincere. Sì, sicuramente oggi non mancano le motivazioni, loro sono una squadra molto ostica e quindi dobbiamo dare il massimo anche perché è una finale. Penso che ci saranno sicuramente le motivazioni da parte di tutti. Tra l'altro il Ponte San Nicolò è una delle squadre anche più fisiche, più ostiche e anche un po' più burrascosa. Ricordiamo che l'andata ci spensero le luci e fu una delle formazioni che non ti trattò benissimo. Ci ricordiamo anche qualche intervento non bello su di te. Hai un po' paura agonisticamente parlando? Non sono preoccupato da quel punto di vista. Anzi, il fatto che siano una squadra fallosa meglio per noi, visto che dal sesto fallo in poi c'è il tiro libero. Tra le file del Ponte San Nicolò c'è da fare attenzione. Anas Karbush, 13 reti per lui. Dalla parte opposta invece FDM, 26 realizzazioni per te in questa stagione, 21 in campionato. Oggi vorrei arrivare a quota 30. Farne 4 in questa partita non è facile. Magari oggi più che le altre partite vale ancora di più il discorso della squadra, perché è da vincere. E allora noi adesso andiamo dentro con la rubrica delle domande, hashtag domanda, per chiedere tutto quello che vorrete a Fabio Di Mauro, che al prossimo video risponderà. Partiamo dunque con la prima domanda da parte di Johnny Files, che ti dice: Fabio, non pensi sia meglio uscire e rientrare più spesso? Nel secondo tempo ho visto che sei rimasto sempre in campo e mi chiedevo come mai. Non avevi bisogno di recuperare? Questo è un commento relativo alla partita contro il San Precario. Vabbè, queste sono scelte del mister, sicuramente mi ha tenuto più tempo perché comunque ha fiducia in me e pensava che ci fosse bisogno del mio aiuto in campo nel secondo tempo. Però sì, magari uscire un minuto e poi rientrare aiuta ad essere più lucidi mentalmente. Secondo quesito di giornata da parte di Dino Portinati, che ti chiede: Fabio, non credi che in alcune partite il problema principale per cui fatichi è che i tuoi compagni non sono al tuo passo? Quando fai contromovimenti o ti sganci dalla difesa non riescono mai a dartela con i tempi giusti. Diciamo che i miei compagni alla fine sono anche fin troppo bravi, considerando che è una serie D. Questo è difficile darla col tempo giusto, ancora di più nella scorsa partita in cui il campo era molto piccolo e quindi era proprio una frazione di secondo in cui si poteva dar palla col tempo giusto. E allora noi adesso siamo pronti per andare dentro con la seconda rubrica di giornata, hashtag esultanza. Infatti deciderete voi l'esultanza che farà l'uomo alla mia sinistra. Allora andiamo a vedere quali sono le proposte arrivate per te, Fabio, questa settimana. Andiamo dentro col primo commento da parte di CRKZ7643, che ti dice: uno per la trap, due per lo show, tre per il balletto del Matador. Ma questa è l'esultanza? Sì. Lo conosci il balletto? Penso di sì, lo dovrei ripassare però. Mi piace, allo stesso tempo è un po' imbarazzante. Però è bella l'esultanza. Vediamo le altre. Juan Carlos 39 invece ti dice: Serge Gnabry cooking. Bella, bella anche questa. Questa secondo me è candidata a vincere. Alessandro Digi Coppola 6546, tra l'altro ex compagno al Sidun, con me, con Dario, con Amin, che hai cominciato a percorrere questo percorso perché sei stato notato alla balza proprio in una partita del campionato Opes. Fatta questa premessa, ti propone: fai l'esultanza di bevute di caffè con tazzina. Poi sempre forza Sidun e sempre forza Brothers Di Mauro. Grande Dario, l'esultanza è bella, quindi lo ringraziamo anche e già tosta a scegliere. Ovviamente salutiamo anche Dario e tutti gli amici del Sidun, che alla fine è partito da lì poi il mio percorso col futsal. Forza Sidun, forza Rovigo. E ora andiamo dentro con l'ultima proposta di giornata, quella che mi piace di più, da parte di Limone Felice, che veramente ha un estro incredibile per quanto concerne le esultanze. Fabio, ti sei salvato per questa volta, ma ora sono cavoli tuoi. Fai come Totti, prendi il telefono di qualcuno e fatti un selfie. Bello, ma il telefono di chi? Magari il mio, quello del mister. Mister no, me lo passi te, ci può stare. Dunque noi ora andiamo a ricapitolare le opzioni che ti sono arrivate questa settimana. Fabio, qualora ci segnasse, quale esultanza farai? Opzione A, il balletto del Matador. Opzione B, Serge Gnabry cooking. Opzione C, bere il caffè da una tazzina. Opzione D, selfie di Totti in Roma Lazio. Scelta difficile, eh. E se ti posso aiutare nella scelta, ti dico che il balletto del Matador è stato il top comment. Speravo che non lo fosse. Allora questa la lasciamo nel ballottaggio finale. E delle quattro, quali sono le due che escludi? Escludo il selfie. No, il selfie di Totti. Sì, dai. Troppo complicata, devo rubare un telefono, no? Tra le altre due sono indeciso. Mi spiace Dario. No, Dario del Sidon. Mi spiace Dario, ma cooking di Gnabry mi piace molto come esultanza. E quindi ora hai tolto di mezzo l'opzione C e l'opzione D, resta la A e la B. Quella del Matador e quella di cooking di Serge Gnabry. Vuole far cooking? No, dai, Matador, Matador. È troppo imbarazzante, dai. Fammela vedere. No, 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 la fai tu. Due e poi tre balla. Così che sembra un favore. Dai, è imbarazzante questo. Dai, è tosta perché preferisco far quella di cooking. Però capisco il discorso che mediaticamente è bello far quella di El Matador. E poi sei stato pure il primo a dirlo. Io do la prerogativa a coloro che riscontrano più like nei commenti. E ora ti stai smentendo. Gliela sto dando, altrimenti non sarebbe arrivato al ballottaggio finale. Sto lottando interiormente. Va bene, accendiamo la del Matador, però potrei non sentirmela. Improvvisamente fare quella di Gnabry. Accendo l'opzione A, però non la prometto. Ragazzi, prima di lasciarvi al video, niente sponsor. Volevamo parlarvi di una novità. Infatti introdurremo cosa quest'anno, Fabio Giugno? Sì ragazzi,
infatti ci sarà il primo FDM Camp. Le date ve le diremo a breve, comunque sarà nel mese di giugno. Per ulteriori informazioni contattate il numero qua sotto. Eh sì ragazzi, il primo FDM Camp, ricordiamolo, ci sarai tu, ci sarà anche qualche altro ospite d'onore, quindi non perdete altro tempo, contattate questo numero qui. Benvenuti a tutti al Belbote Arena per seguire assieme questa finale provinciale della Coppa Italia del Veneto, girone di Padova, Rovigo versus Ponte San Nicolò. Quest'oggi vincere non è una cosa importante, è l'unica cosa che conta. Lo sanno i ragazzi di Mister Gonzato, che vorranno scendere in campo con la massima concentrazione, vista comunque l'osticità degli avversari. Ricordiamo comunque nel match d'andata in campionato vinsero Fabio e compagni per 3-1, ma non fu una partita facilissima, così come al ritorno. Noi non eravamo presenti, ma è successo di tutto, è un 2-1 conclusivo. E infatti Gonzato sa che ci vuole attenzione, dice usiamo la testa. E ora comunque l'olè dei Meringues, che immortalano con questa foto di gruppo gli attimi antecedenti all'inizio di questa affascinante sfida. E ora andiamo a vedere le formazioni per il Rovigo. Troviamo Pasello in porta, difeso da Morello, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Mariotto e come pivot Garofalo. Dalla parte opposta invece per il Ponte San Nicolò troviamo Karasanovic in porta, difeso da Furlan, laterale destro Livieri, a sinistra Michelotto e come pivot Pasuto. E ormai tutto pronto, si attende solamente il fischio del direttore di gara, che arriva ora con lo scarico laterale del numero 14. Pasello gioca corto per Ayrton Mariotto, si sgancia dalla marcatura Fabio Di Mauro, lo vede l'otto del Rovigo che va proprio dal 2002, che allarga il gioco a sinistra per Garofalo, che torna dentro proprio da FDM, che non arriva bene all'appuntamento col pallone, è troppo in ritardo. Il cenno d'ok però tra il capocannoniere e il vice capocannoniere della squadra di Mister Gonzato. Ora Morello viene ancora incontro FDM, che gestisce bene questo pallone, rischia un po' su Pasuto, ma riesce comunque a renderlo per Mariotto, che allarga a sinistra per Morello, che va sul secondo palo, dove c'è Raffaele Garofalo, che dopo 4 minuti porta avanti i suoi con il suo 25esimo centro in questa stagione, 7 in Coppa. Tra l'altro il giocatore che ha segnato di più nella Coppa Veneto. Rivediamo l'assist al bacio del Pocio Morello. Raffaeli, zona secondo palo, zona Pippo Inzaghi. Insomma, un giocatore che ha la familiarità col gol sul secondo palo, ne ha fatti tantissimi questa stagione. Ma ora c'è un risultato da difendere quando il Rovigo è avanti dopo soli 5 minuti di gioco. Seguiamo Karasanovic, rischia tantissimo Morello col sinistro, cerca la porta di poco a lato. Si è preso forse qualche licenza di troppo il numero 12 del Ponte San Nicolò, che ha fatto un paio di gol questa stagione. Un giocatore da sfruttare anche in attacco. Intanto Pasello esce bene, Mariotto così e così poi se la cava e completa il disimpegno. Ha rischiato qui un po' il Rovigo sull'attacco del PSN. Morello gioca con la suola, poi va da Fabio Di Mauro, che pesca Garofalo tra le linee e in mezzo a tre prova a slalomeggiare pure su Furlan. Garofalo, Karasanovic si rifugia in calcio d'angolo. Michelotto cerca la verticale, Fabio Di Mauro capisce tutto, ottimo il dribbling del 9 che va dal 10, che torna da Fabio Di Mauro, il suo mancino, parato ancora una volta dal 12 degli ospiti. Livieri, dentro per Furlan, da questi a Michelotto, si propone ora Carbuscio, lo scambio e arriva FDM più deciso, chiude tutto e fa ripartire Raffaele Garofalo, che ora ne ha ancora, battaglia in mezzo a due, infermabile oggi Raffa, poi serve per FDM, che larga a sinistra per Ayrton Mariotto sul fondo. Adesso grande Rovigo, Mariotto all'indietro per il Pocio, il suo destro Olivieri allontana ancora Morello, forse deviazione, non secondo il direttore di gara. Il Pocio sempre per Mariotto, verticale Garofalo che prova a lavorare un buon pallone, poi cambia lato e va da FDM che sfida Olivieri, prova ad accentrarsi, poi va proprio da Ezequiel Morello, il tiro rimpallato, Carbuscio pressa FDM che si rifugia all'indietro dove c'è Mirko Pasello, ancora per Ayrton, da questi al Poccio Locco Morello, che ora va in avantissimo, dove c'è Fabio Di Mauro che si è sganciato ancora una volta bene dalla marcatura, difende la palla e il possesso e poi va a sinistra. Mariotto, Eze, ordinaria amministrazione, calcio di punizione ora però per il Ponte San Nicolò, con Zagatti sul punto di battuta, Pasello dispone la barriera, è tutto pronto, parte il capitano che va a sinistra da Livieri, il suo destro disinnescato dallo stinco del numero 1 del Rovigo. Intanto riparte Mariotto con l'aiuto proprio del Poccio, pressato da Carbuscio, si alza la pressione del PSN, gioca col fuoco Ezequiel Morello, poi se ne esce in maniera celestiale il Rovigo con un colpo di tacco splendido di Garofalo che innesca Fabio Di Mauro che torna dal 10, chiusura del PSN, ma che giocata da parte della squadra di Mister Gonzato. Ancora il pivot del Rovigo a venire incontro e a lavorare un pallone eccezionale, poi Fabio Di Mauro col suo sinistro disinnescato da Zagatti, si chiude a riccio
la difesa bianca, mentre riparte Accenti, prova il dribbling proprio su Raffaele Garofalo e riesce. Livieri prova a rendere nuovamente il favore al 17, Fabio Di Mauro allontana, adesso si alleggerisce la difesa del Rovigo mentre c'è il cambio, fuori FDM al suo posto, Eymen, CR7 e Sherwood quando sono passati ormai 13 minuti di questa prima frazione di gioco. Seguiamo Olivieri che torna da Zagatti, il suo destro, Pasello spettacolare, ma attenzione non è finita, Carbush, poi Sherwood gli sottrae il pallone a Ayrton Mariotto, da questi sempre a Sher, pressato da Accenti, dunque sempre il 15, un po' un parapiglia, non si capisce più niente, viene fischiato un fallo in attacco per il Ponte San Nicolò, mentre il Pocio Morello incita a spazzare prima la sfera per Eymen, CR7 e Sherwood. Carbush, serve una palla spaziale per il 10, la palla finisce di poco a lato, Pelizza ci ha provato sull'assistenza al bacio del capocannoniere del Ponte San Nicolò, Michelotto servito proprio da Pelizza, prova ad accentrarsi il 4 che poi va da Anupar Pufurlan che sbaglia il passaggio ma sbaglia il disimpegno anche all'inolato, la sfera è buona per Arnes Karasanovic che disegna una traiettoria magica proprio per il 4 del PSN, ma Mirko Pasello gli sbarra la porta in faccia e il loro Vigo resta ancora sul più 1, ma seguiamo ancora Arnes Karasanovic. Da questi a Michelotto che cerca sul secondo palo proprio il 7, che non arriva in tempo. E allora è ancora forcing da parte della squadra in camisetta blanca che ora ci sta credendo sempre di più. E allora seguiamo proprio Michelotto che disegna un'altra bellissima traiettoria dentro per Pelizza. Poi Anupar Pufurlan, prima Ezechiel Morello che si rifugia così in calcio d'angolo. Pasello, Mariotto. Gioca corto per Sherwood, il numero su Michelotto, ancora CR7, 2 contro 1. Dunque Chinaglia cerca il sostegno di un compagno, lo trova in Ayrton Mariotto che torna dal 17. Sherwood ancora dentro per il capitano, allontana il 4, rimessa in gioco dalla buona mattonella però per il Rovigo. Pelizza viene incontro chiamato da Zagatti, poi scambiano il 10 e il 5 che trovano il terzo uomo in Michelotto. Ancora Pelizza, sbaglia tutto, attenzione Man Sherwood in 2 contro 1, arriva anche Chinaglia, il 7 si mette in proprio e va al sinistro. Si lamenta un po' il capitano del Rovigo, avrebbe potuto fare qualcosa in più qui Eymen Sherwood, un giocatore importantissimo dello scacchiere di Mister Gonzato. Intanto Mariotto all'indietro per Pasello che diventa Pirlo e gioca una palla stratosferica per Ayrton Mariotto che voleva il gol alla Rodolfo Fortino da una posizione defilatissima, una rete difficile anche solo da pensare, peccato. Ma adesso si ritorna in campo sempre con Pelizza, giro palla del PSN con Livieri. Ancora il 16 che prova a disegnare una traiettoria magica per il 10. Chinaglia salva un gol prima di Zagatti e riparte in 4 contro 2 praticamente il Rovigo con Sherwood che va da Guaraldo, il suo sinistro sul secondo palo. Palla deviata da Michelotto, poi Chinaglia non benissimo. Si rifugia ancora una volta in fallo laterale il Ponte San Nicolò. Pasello dentro per Mariotto quando il direttore di gara indica che ci sarà un minuto di recupero, il sinistro dell'8 a lato, ma non c'è più tempo, finisce così la prima frazione di gioco, 1-0 per il Rovigo che momentaneamente è avanti, però c'è tutta la ripresa da dover giocare per vincere questa coppa ed i ragazzi di Martino Maritano stanno facendo una signor partita e allora andiamo a vedere come si concluderà questa sfida. Dunque eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco, il punteggio al Belbote Arena dice 1-0 in favore del Rovigo, passato in vantaggio grazie a Raffaele Garofalo, il vice capocannoniere della squadra di Mister Gonzato, sull'imbucata di Ezechiel Morello, il Pocio è riuscito così a portare avanti i suoi. Ed ora questo punteggio permane nonostante gli assalti del Ponte San Nicolò che ci ha sempre creduto, bravissimo Pasello a rispondere in più riprese appunto agli attacchi avversari che per poco non hanno portato alla rete dell'1-1. Un Fabio non particolarmente on fire quest'oggi, ci si aspetta sempre qualcosa di più dal bomber con la 9 dell'Aerovigo che non ha brillato particolarmente, ma c'è tutta una ripresa per potersi rifare e allora andiamo a scoprire se appunto FDM riuscirà a ampliare il risultato e a sancire quella che potrebbe essere una vittoria storica per il Rovigo in questa Coppa Italia Serie D del Veneto. E andiamo a scoprirlo. E dunque eccoci nuovamente dal Belbote Arena per seguire gli ultimi 30 minuti di gioco di questa finale della Coppa Italia del Veneto, girone di Padova. La squadra di Mister Gonzato è avanti di una rete, ma serve l'ultimo sforzo per archiviare la pratica e portare a Rovigo il primo titolo della stagione. E si riparte. Fallo laterale di Fabio Di Mauro che va all'indietro dal Pocio, che cerca Garofalo. Anupar Furlan disastroso, attenzione al 10 contro Karasanovic, il miracolo del 12 che sventa la minaccia e si rifugia in calcio d'angolo. Fabio Di Mauro indietro per il Pocio che calcia, para Karasanovic, Di Mauro, il palo clamoroso, vicinissimo alla rete del raddoppio FDM. Karasanovic imbattuto solo grazie al palo, rivediamo il sinistro violentissimo che sposta addirittura la porta. Per poco non ci arriva anche Garofalo sul rimpallo, poco importa, il Ponte San Nicolò è ancora vivo e questo sarebbe potuto essere un contraccolpo psicologico importante che non è ancora arrivato. E allora seguiamo ancora Livieri che cerca Carbush, bella la trama del 16 per il 15, Pasello, poi Morello cerca di allontanare ma non è finita, ancora Livieri col destro di pochissimo lato e ora il Ponte San Nicolò si è avvicinato sensibilmente alla rete dell'1-1.
Morello cerca e trova Garofalo, ottimo lavoro di sponda, Fabio Di Mauro, Veronica su Accenti, poi prova a gestire il 9, sempre con la collaborazione del 10 che pensa per un attimo alla conclusione, poi torna all'indietro così e così, attenzione Carbush può ripartire, contenuto da FDM, deve tornare all'indietro sempre con Livieri, Anuparp Furlan, a sinistra per Livieri che sbaglia tutto con una mano, forse Mariotto, non secondo l'arbitro, Garofalo, para Karasanovic e poi Carbush in calcio d'angolo, si salva il Ponte San Nicolò, sempre Carbush all'indietro per Furlan. Che avanza, cerca una soluzione, va sempre a sinistra dal 16 che sbaglia tutto, la palla è buona per Mariotto, vis-à-vis con Karasanovic, Mariotto, pare il 12, poi Di Mauro, il miracolo di Livieri che si fa perdonare e ora la disperazione di Martino Maritan perché gli errori sono un po' troppi da parte del suo numero 16, rivediamo il sinistro di Mariotto e poi quello di Fabio, il destro in questo caso disinnescato proprio da Livieri che riesce a sventare la minaccia e il gol dell'ipotetico 2-0. E ora riparte proprio il 16, che questa volta imbrocca una palla geniale per Zagatti. Pasello a dirgli di no. Mariotto riconquista. Serve per FDM che fa distendere a sinistra Ezechiel Morello, che torna a destra, dove c'è questa volta Raffaele Garofalo che vuole le tracce centrali, la trova in FDM, che passa di prepotenza, di forza su Livieri, poi allarga a sinistra per Garofalo, il suo sinistro, Karasanovic para, poi lamenta anche una trattenuta da parte di Zagatti, FDM, trattenuta non rilevante, secondo il direttore di gara, Pasello allarga a sinistra per FDM, attaccato da Carbush, se la cava benissimo il classe 2002 del Rovigo, che poi verticalizza per Garofalo, da questi a Morello, che la gioca al centro, deviazione di Michelotto, attenzione, arriva il raddoppio del Rovigo, grazie all'autorete di Matteo Michelotto, bellissima la trama di gioco escogitata da parte dei ragazzi di Mister Gonzato che si sono distesi alla perfezione, poi molto sfortunato il numero 4 del Ponte San Nicolò che devia con la coscia sinistra, quasi impresa Karasanovic, non c'è riuscito e questo è sicuramente un autorete che può valere tantissimo per il Rovigo che si porta a più 2 quando siamo al 12esimo minuto, Michelotto il numero su Mariotto, riconquista FDM, Morello, Garofalo, ora sembrano anche sereni psicologicamente Fabio Compagni col 10 che prova a inventare direzione 9, arriva prima Karasanovic che arpiona la sfera e fa ripartire i suoi, attenzione Mariotto riconquista, Karasanovic deve metterci una pezza, poi Garofalo, il 12 si rifugia in fallo laterale e adesso sostituzione per il Rovigo, fuori Fabio Di Mauro, dentro i man Sherwood, cambio avvenuto allo stesso minutaggio anche nel primo tempo, vediamo come si comporterà il giocatore con la 7 quando Morello verticalizza per Garofalo che ha tre uomini addosso ma vuole fare tutto da solo Raffa, allo slalom poi gioca la sfera al centro, allontana nata da Arnes Karasanovic che fa ripartire Pellizza in 2 contro 1 con Michelotto, Mariotto invece chiude tutto e sventa la minaccia, veramente importantissimo in fase di ripiego, ma adesso seguiamo Anuparp Furlan che cerca la verticale per Arnes Karasanovic, un po' di confusione, la palla è buona sempre per il 13 che va dal 7, Pasello, parata super del numero 1 che salva il Rovigo ancora una volta e rientra immediatamente Fabio Di Mauro al posto di Raffaele Garofalo, seguiamo Scher che va proprio da FDM, il miracolo di Karasanovic, ancora calcio d'angolo per il Rovigo, risposta super del 12 in camisetta rossa sul 9 in camisetta nera, intanto seguiamo proprio Arnes Karasanovic che cerca di impostare, verticale forzata, capisce Mariotto, il pocio la prova, voleva l'Eurogol Ezechiel Morello che se prima non l'ha fatto, bensì l'ha propiziato. Questa volta voleva farlo, intanto erroraccio di Mariotto, per poco non ne approfitta Accenti. Pasello para ancora una volta, candidato al ruolo di MVP il portiere del Rovigo. Sherwood va dentro per FDM, la forbice, pensa per un attimo a calciare, poi forza, forza il passaggio. Morello dentro Sherwood, la deviazione di Zagatti, che giocata ancora una volta del Poggio, ragazzi. Mariotto da angolo, all'indietro per Sher che col tacco propizia il Poggio, suola destro, la palla è buona per FDM, calcia, Zagatti para e poi ancora Di Mauro, prima di lui Karasanovic a neutralizzarlo e a impedirgli il gol, porta stregata in questi primi 53. Ma seguiamo ora Livieri che cerca Accenti, l'anticipo di Mariotto che va dal Poggio, la palla dunque buona per FDM in 1 contro 1 con il 16, lo fa fuori secco Fabio Di Mauro e sono 3 e forse consegna la Coppa Italia del Veneto al Rovigo grazie a una giocata super, mancano ancora 7 da giocare ma questo è un gol che veramente può piegare le sorti del match, il 27esimo centro in questa stagione da parte di FDM, 6 in Coppa e ora l'esultanza, 1 per la trap, 2 per lo show, 3 per il balletto del Matador, neanche tanto male eseguita ma andiamo a rivedere il nostro replay.
bravissimo comunque Morello, innescare FDM e poi un uno contro uno svolto alla perfezione, sguscia via, va sul destro, sul piede debole, poco importa, il risultato è lo stesso, 3-0. Rivediamo anche dalla nostra seconda cam, bellissima la finta di direzione a eludere l'intervento del 16 che non era neanche intervenuto, aspettava la prima mossa di FDM che è arrivata, ma in ogni caso nulla ha potuto né lui né un quasi perfetto Karasanovic. Ora esce FDM, rientra Garofalo al suo posto e ora bella questa scena, il dialogo tra i due fratelli, un Francesco Di Mauro che post Torreia non sta giocando più, anche a discapito di un Mirko Pasello veramente in condizione super. Accenti calcia proprio Pasello per avvalorare le mie parole. Intanto riparte il Rovigo in 3 contro 2. Garofalo sbaglia tutto. Riconquista Olivieri. 3 contro 2 ora dalla parte opposta. Squadre spaccate. Il 16 va per Zagatti che spara a lato. Un Pasello preso in controtempo che stava andando anche in direzione opposta rispetto al tiro. Per fortuna De Merengues. La palla è out. Intanto portiere di movimento per Karasanovic. Un fattore. Già 2-3 gol in questa stagione. Sbaglia tutto Carbush. Pasello allora prova a calciare in porta. Sguarnita. Attenzione a lato. Infastidito l'uno del Rovigo dal 12. Che ora riceve anche una giusta ammonizione. Fallo tattico. Carbush indietro da angolo, direzione Accenti che cerca Karasanovic. Capisce tutto Garofalo. Attenzione Olivieri. Garofalo calcia, ma la palla è uscita secondo il direttore di gara che dice che la rete non è valida. Eh sì, pallone pareva uscito anche a noi. Intanto Olivieri, un fulmine a ciel sereno, quello del 16, che per poco non coglie impreparato Pasello, che rilancia immediatamente dalla parte opposta a Garofalo, vis-à-vis con Karasanovic, il suo destro. Ancora una volta la parata di chi? Se non di Ervin Karasanovic. Riparte Olivieri quando siamo nel primo minuto di recupero dei due concessi dal direttore di gara. La palla messa al centro da Carbush. Capisce tutto Loato che innesca dalla parte opposta. Sherrood! Damon! CR7 Sherrood! 24 in stagione, 5 in coppa. E questa è la rete che sentenzia definitivamente il Ponte San Nicolò. Il punto esclamativo su una partita praticamente perfetta. Il primo tempo se la sono anche giocate i ragazzi di Mister Martino Maritan, ma nel secondo nulla hanno potuto contro l'onnipotenza di Fabio e compagni. E vediamo la rete che vale probabilmente la coppa quando mancano ormai pochi secondi da giocare. Morello dentro per Loato che va dalla parte opposta, rischia tantissimo, capisce tutto il Ponte, ma capisce tutto anche una volta il Poccio che ora riparte praticamente in 3 contro 1. Il 14 che va da Garofalo, gioca al centro per Sherrood, il miracolo di Karasanovic che esulta perché non vuole concedere la manita, ma non può concedere la non riuscita di quest'opera del Rovigo che porta a casa il primo titolo della stagione, Coppa Italia del Veneto, e si andrà a giocare tutto alla Final Four. Luci spente per il Ponte San Nicolò, accesissime invece quelle per il Rovigo, che esulta così. Intanto le premiazioni, i secondi classificati, il Ponte San Nicolò, a cui vanno i nostri complimenti per la bella partita disputata. E adesso i primi della classe, coloro che sono riusciti a raggiungere il gradino più alto. E vediamo ora l'esultanza di Capitan Chinaia assieme a tutto il gruppo, perché questo è un trofeo importantissimo, il primo della stagione, ma ora ce n'è un altro da conquistare, quello relativo al campionato. Noi ora però immergiamoci nel post gara. Ze, ma hai visto i fan che hai? Cosa fanno? Ma finisco, guarda. Cioè, hai visto? È figo, è bello, e lui, solo lui, è il Pocio Morello. Solo lui, solo lui. Sono scioccato da questi ragazzini che vogliono le fotografie da noi, però grazie a Fabietto e a te soprattutto, il numero uno. Dunque eccoci nel post partita di Rovigo, Ponte San Nicolò, il punteggio finale 4-0 per i Merengues che sono riusciti a rispugnare così il Belbote Arena, una partita grandiosa, iniziata un po' contratta dopo i primi 15 del primo tempo, ma poi dopo si è ripresa la squadra di Mister Gonzato, ma come l'ha vista anche il vice mister Simone Rossini? Allora, campo difficile, campo grande, l'atmosfera è bella, però la devi sentire o non sentire, no? All'inizio abbiamo fatto un po' fatica secondo me, però è vero anche che abbiamo sempre condotto, sempre controllato il ritmo e abbiamo lasciato poco all'avversario complessivamente, meglio secondo tempo sicuramente, diciamo che abbiamo concretizzato quello che magari all'inizio non l'abbiamo fatto. Diciamo comunque una partita non scontata anche a fronte di quello che è stato l'ultimo appuntamento in campionato, proprio contro il Ponte San Nicolò in casa, dove avete vinto per 2-1, noi non c'eravamo presenti, però c'era un po' di paura anche a fronte di quella che è stata l'ultima sfida. Sono state due sfide di campionato sempre molto tirate, sia nel punteggio che per quanto riguarda il loro approccio, perché comunque è una squadra attenta, non lascia niente al caso, ha cercato poi di offenderci, noi abbiamo cercato di difendere bene, l'abbiamo fatto abbastanza bene, meglio questa partita qua delle due di campionato per quanto ci riguarda, e il risultato lo dice insomma. Eh sì, anche a livello di punteggio un bel 4-0, ma cosa ne pensa il direttore sportivo Mattia Scolozzi, che è avvezzo alla vittoria dopo aver vinto il campionato col Molinella l'anno scorso, ha raggiunto un altro traguardo, la vittoria in Coppa Italia Veneto. Come hai visto la partita, direttore, e ci dica un po' la sua sulla situazione Rovigo in generale? Mi accodo alle parole del vicepresidente, la partita è stata tirata
accelerata più il primo tempo rispetto al secondo. Come acceleravamo il passo, giravamo la palla più velocemente, il Ponte San Nicolò è andato in palla e da lì spazi aperti, è stato molto più semplice arrivare a far gol. Con i giocatori che abbiamo ci aspetteremo questo tutte le partite fondamentalmente. E allora ragazzi, eccoci nel post partita di Rovigo Ponte San Nicolò, il punteggio finale 4-0 in favore per voi, una bellissima partita. Ti saresti aspettato questo epilogo a fronte di una squadra estremamente rognosa da affrontare? Beh, sul risultato mi aspettavo che avremmo vinto, perché secondo me dobbiamo vincerle sempre, siamo sulla carta più forti e dobbiamo dimostrarlo. Un punteggio così tondo sinceramente no, però alla fine è andata bene, non ce l'ha messa benissimo, anche a fine primo tempo siamo stati tranquilli e l'abbiamo portata a casa alla fine abbastanza bene. Oggi comunque, secondo il mio modesto parere, non la tua miglior partita, però comunque propiziata da un bellissimo gol, quello del 3-0, che ha un po' tagliato le gambe agli avversari. Altrettanto bella l'esultanza del Matador. Sì, sono d'accordo, non è stata sicuramente tra le mie migliori prestazioni. Sì, alla fine sono felice per il gol, per l'esultanza del Matador, che secondo me non è venuta male, però la voglio rivedere. Niente, alla fine siamo felicissimi per la vittoria, abbiamo portato a casa la coppa e era il nostro obiettivo. Eh sì, siete riusciti a conquistare questa coppa di Serie D del Veneto, però ora c'è la Final Four e inoltre c'è un campionato da vincere. Come arrivate alle ultime tre sfide? Sono tre finali anche quelle. Sì, sono tutte partite importantissime che non possiamo sbagliare. Magari questa vittoria ci dà ancora più fiducia sul fatto che possiamo vincere, non siamo inferiori a nessuno, quindi le dobbiamo vincere tutte e portare a casa anche il campionato. E allora ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere il video dappertutto, eh? Ciao ragazzi, alla prossima. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough.